Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale e benvenuti qua sul mio video tutorial su PayPal. Non è il primo che creo, il primo tutorial che ho fatto su PayPal, che troverete qua in alto, vi vado a parlare un po' i funzionamenti di PayPal, quello che si può fare, pagare, come registrare la carta di credito, un po' di cose. Quindi se siete curiosi e volete vedere un po' il funzionamento di PayPal, io vi consiglio, cliccate dove c'è la i di informazioni, scusate col dito, ho fatto un po' un casino, e c'è il video tutorial. Però prima guardate questo video. Allora, in questo tutorial invece di PayPal vi vado a spiegare come andare a eliminare un pagamento automatico periodico all'interno della nostra applicazione. Fino a poco tempo fa non si poteva eliminare pagamenti automatici dall'applicazione da cellulare, ma bisognava per forza andare sulla versione desktop, quindi bisognava avere un personal computer, andare sul sito di PayPal e poi si poteva eliminare. L'ho scoperto tipo 10 minuti fa che stavo registrando il video, perché sapevo che dall'applicazione non si potevano eliminare i pagamenti automatici, quindi stavo preparando il tutorial per spiegarvi che dall'applicazione non si poteva e bisognava andare sul desktop. Tanto che registravo il video mi sono reso conto che hanno fatto un aggiornamento sulla applicazione di PayPal da cellulare e si può eliminare i pagamenti automatici anche dall'applicazione. Io vi faccio vedere in questo video sia dall'applicazione come si fa a eliminare un pagamento automatico, sia da versioni da PC, che secondo me è un po' più intuitiva da PC che da applicazione. Però dai, vi cerco di spiegarvi i due metodi per cancellare i pagamenti automatici. Io ne devo cancellare uno, che è quello dell'abbonamento della PlayStation a Sony. Allora, per prima cosa andiamo sull'applicazione da telefono, andiamo a aprire PayPal. Io non dovrò inserire la password perché mi va con FaceTime, molto comodo. Allora qua vedete la mia home page del mio account. Allora, per andare a disattivare i pagamenti automatici bisogna fare il tap su questa icona tipo tante cartelle. Bisogna scorrere fino in fondo, avremo acquisti online, acquisti con codici QR e pagamenti automatici. Una volta non c'era questa sezione, o meglio io non l'ho mai trovata, e infatti stavo cercando di capire come cancellare i pagamenti automatici e l'ho scoperto da PC. Comunque, se io vado su pagamenti automatici si trovano tutti i miei pagamenti che ho autorizzato a PayPal di eseguire il pagamento automatici. Alcuni sono fermi, cioè tipo in Easy Park Italia, che è l'applicazione per pagare il parcheggio nei vari comuni italiani. Sempre qua in alto troverete il tutorial di come funziona questa applicazione. Ogni volta che io vado a caricare il mio account di questa applicazione uso PayPal e in automatico mi scarica i soldi dalla mia carta di credito, ma non è un pagamento automatico. I miei pagamenti automatici sono Production Creato, Sony Interactive, che è quella attiva che voglio andare a cancellare, che è attiva dal 18 dicembre 2019, poi vabbè c'è Netflix che è attiva, ma questa la lascio attiva perché continuo a utilizzarla io Netflix. Poi ho Adobe, che è un altro pagamento automatico mensile che lo utilizzo per i miei software, per il mio editing video. Se volete vedere qualche mio tutorial su Adobe, qua in alto c'è sempre qualche video a riguardo. Andiamo a cancellare i miei pagamenti automatici. Cancellarlo molto molto semplice: faccio tap su Sony, mi si apre le altre informazioni su questi pagamenti, come vedete tutte le attività recenti da quando lo sto pagando, dal 2017, ho pagato il 2018 e il 2019. Io adesso la voglio cancellare. Come vedete, se vado in fondo alla pagina, rimuovi PayPal come metodo di pagamento, quindi in automatico non ci saranno più pagamenti verso Sony. Proviamo a farlo, lo faccio con voi in diretta la prima volta, quindi non so se incappo in qualche problema. Qui mi dice: rimuovi il metodo di pagamento, hai rimosso PayPal come metodo di pagamento per Sony Interactive. Tutte le transazioni in sospeso verranno comunque completate, quindi se ce n'è qualcuna che è già attiva, purtroppo verrà completata. Ma se non è ancora partita nessun nuovo pagamento, non andranno a buon fine. Quindi io faccio rimuovi, in automatico hai rimosso PayPal come metodo di pagamento. Mi è arrivata anche la mail di conferma di annullamento del pagamento automatico, come avete visto è uscita la notifica subito, quindi siamo sicuri che il pagamento non andrà più automatico perché abbiamo avuto la mail. Se lo vogliamo riattivare dobbiamo fare la procedura che si fa quando si attivano i pagamenti automatici su PayPal, e come vedete praticamente nei miei pagamenti automatici Sony non c'è più. È molto veloce, molto veloce. Prima era un po' più complicato, bisogna andare dal sito. Comunque adesso andiamo anche sul sito di PayPal, andiamo a vedere come funziona anche dal sito.
andiamo sul schermo del PC, ok, siamo su Chrome, andiamo nel sito di PayPal, ok, mi vado ad accedere, ok, siamo dentro nel portale da PC di PayPal, come vedete ci sono i conti bancari o carte registrate sul mio account di PayPal. Io vi consiglio fatelo, PayPal, che è comodissimo per fare acquisti online, perché comunque fa da filtro verso la vostra carta di credito. È vero, se vi dovessero craccare la password di PayPal, giustamente potrebbero fare dei bei disastri. Per prima cosa vediamo, abbiamo la dashboard, poi abbiamo paghe, fatti pagare, che ce l'abbiamo anche sull'applicazione, i wallet, la cronologia, aiuto. Dobbiamo andare a cancellare i pagamenti automatici del sito di PayPal. Come si facciamo? Allora, noi facciamo tutti i passaggi di tutte le pagine che sono disponibili di PayPal. Paga e fatti pagare, proviamo a aprirlo, vediamo che cosa si apre. Praticamente qui posso inviare del denaro, se un altro ha un account di PayPal mi dà la sua mail, io qua inserisco la mail di chi voglio andare a pagare, faccio avanti e decido che cifra andare a pagare. Allora, i wallet, dove andiamo a collegare la nostra carta di credito, un conto bancario, possiamo andare a aumentare il nostro portafoglio di PayPal, che è un alla fine è un conto corrente. Poi abbiamo la cronologia, vediamo se si apre. Ok, questa è la cronologia di tutti i pagamenti che io ho effettuato con PayPal, sia quelli automatici che non. Posso filtrarli per date, cercare le attività, gli estratti conti e via dicendo. E siamo alla cronologia. Poi abbiamo, aiuto, che ci saranno delle parti dove se avete dei problemi o delle domande, penso che lì troverete delle risposte. Poi, per andare a disattivare i pagamenti automatici dal portale di APC, bisogna andare sull'ingranaggio, si clicca in automatico, aspettate che la risposta, abbiamo il conto, la sicurezza, i dati e privacy, i pagamenti, le notifiche e strumenti di vendita. Noi dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare nella sezione pagamenti, come vedete pagamenti automatici, gestisci i tuoi pagamenti automatici, rimborso e contestazioni di eBay attivo. Praticamente se avete acquistato su eBay, avete avuto dei problemi, qua potete chiedere dei rimborsi. Andiamo a vedere, gestisci i tuoi pagamenti automatici, facciamo vedi. Come vedete io ho messo mostra attivi e l'abbiamo appena disattivato da cellulare quello Tony, e come vedete qua non si vede più. Possiamo andare a disattivarne altri. Come facciamo? Molto semplice, io adesso ne disattivo un altro, poi man mano che vado andrò a riattivarlo. Vado a disattivare quello di Just Eat. Se io ci clicco sopra, io se lo voglio andare a rimuovere, come vedete attivo, io se faccio annulla i pagamenti automatici futuri a Just Eat Italia SRL, sì, annulla pagamento automatico. Fine, in teoria dovrebbe arrivare subito la mail. Vediamo un attimino dal telefono. Ok, mi è arrivata subito con la notifica, come vedete, conferma annullamento pagamenti automatici, e anche sullo stato lì risulta inattivo. Infatti se noi andiamo a vedere mostra attivi, non me ne dà più. Bene, allora io direi che il mio tutorial su PayPal, come disattivare i pagamenti automatici sia da applicazione da telefono sia da desktop, ve l'ho fatto vedere. Appena che arriva la notifica della conferma della mail che è stato disattivato, siete sicuri che il pagamento non andrà più in automatico, quindi sarà disattivato, e siete sicuri che non vi prelevono più soldi. Mettete al caso che avete scaricato un'applicazione da cellulare, avete attivato accidentalmente dei pagamenti automatici su quell'applicazione e continuano a scaricarvi dei soldi, almeno potete vedere come disattivare un pagamento automatico da PayPal. Detto questo, come al solito, il mio tutorial è terminato. Io spero che vi sia stato utile. Se ti è piaciuto o hai delle domande sempre su PayPal, mi raccomando, lascia un bel commento. Se non sei iscritto al mio canale, qua sotto c'è il tastino iscriviti, cliccaci sopra. Lascia un bel like se ti va e se ti è stato utile sempre il mio tutorial, e ci vediamo con le mie prossime pubblicazioni. Ah, mi raccomando, è un po' che lo dico,
il mio canale sta prendendo una nuova strada, vedrete tanti nuovi miei video dove ci sarò io che farò delle nuove cose, molti tutorial, alcune serie che ho portato negli ultimi 2 anni saranno cancellate definitivamente dal mio canale, quindi se non ti piacciono i Gratta e Vinci non ti preoccupare, tra un po' non li porterò più. Io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo prossimamente con le altre mie pubblicazioni. Ciao!